Sono sempre ebrei, oggi mi sono insieme a Melachot Daf Tevav. Ora iniziamo dalla Mishnah, da Daf Yudale Mulbet, nel di sotto. Nisbet achad min achalot o achad min asdrim, se una chala dei due pani che viene offerto di Shavuot, oppure una delle due cataste di lechem apanim, che sono 12 pani, che sono matzah veramente, che sono due cataste di 6 ciascuna, una sopra l'altra. Rabbi Yehuda omer shneim yetzur lebet ha-sefa. Secondo Rabbi Yehuda, se persino una sola challah delle 12 diventò impura, o dei due pani, che diventò, il pane diventò impuro, che tutto è invalido, e perciò yetzur lebet ha-sefa, devono essere bruciati. Shen Korban Tzibur Chaluk, poiché un'offerta comunitaria non può essere divisa, oppure intera è valida o non è valida per niente. Vachamim Omrim, Atameh Betumato Bataor Hi Achel. Invece i saggi dicono che solo ciò che diventò impuro viene respinto e viene bruciato, e ciò che è puro rimane puro e può essere consumato. E spiega, e inizia la Gemara, Amar Rav Eliezer Lazar, Machloket lifnei zrika, la disputa tra Rabbi Yehuda e Chachamim è prima del che viene asperso il sangue delle due pecore, che è il sangue che permette di mangiare il pane. E riguardo, cioè riguardo alle due pecore di Shavuot, ed è l'olivano, i due contenitori di olivano che vengono bruciati, che permettono lechem panim di Shabbat. E perciò Rabbi Yehuda dell'opinione che tutto il sacrificio è invalido e non aiuta il fatto che venga sperso il sangue, anche riguardo ciò che è puro. Aval, la chazrika, dopo l'espressione, vrea kol tamei betumato betaor yachel. Però dopo l'espressione tutti sono unanimi che solo ciò che diventò impuro, che viene bruciato, ma ciò che rimase puro può essere consumato. Chi è morale, li prende di cave mai plighe. E nel caso che diventarono impuri un pane o alcuni pani che diventò impuro, diventarono impuri prima dell'aspersione, in cosa consiste la disputa tra Biuda e Alvaran? Che secondo Biuda tutto è invalido, anche ciò che è puro è invalido, mentre solo Alvaran è valido. Amra Papa, Bezitz Minatzer Alachilot Kamifrige, che la disputa consiste riguardo al Tzitz, alla placchetta d'oro sulla fonte del sommo sacerdote, se valida una parte diventò impura e quello non c'è niente da fare, però la parte che rimase pura, dice la Papa, secondo lui, la sua opinione, che il Tzitz propizia anche per ciò che viene consumato. E Rav Papa suggerisce che la disputa consiste nel seguente: che siccome tzitz meratzeh, ossia propizia da impurità ciò che viene offerto sull'altare, come il sangue e il comez, così ugualmente, secondo la sua opinione, il tzitz propizia anche ciò che viene mangiato. E secondo un'opinione, secondo Rabbanan, anche se una parte diventò impura, ciò che non è impuro, cioè ciò che è puro, può essere mangiato, mentre la Ramad Amar, ossia Rabbi Yehuda, dice che no. Rabbanan Savre, e secondo l'opinione di Rapapa, Tzitz Merazel Achilot, che il Tzitz propizia riguardo a ciò che viene consumato, mentre invece Rabbi Yehuda Savar è una Tzitz Merazel Achilot, che il tzitz merazeh solo, propizia solo per ciò che diventò impuro, ma non in questo caso riguardo a ciò che viene consumato.
Amar era buona Rav Natan, l'era papa, e avrei potuto pensare che, adesso spiega, che avrei potuto pensare che Rav Yehuda ammette che nel caso che la parte che, secondo Rav Yehuda, che la parte che viene portata sull'altare che è propiziata, ma invece vediamo esplicitamente che Rav Yehuda dice il contrario, che non viene propiziata. E quindi non ammetterebbe che si può rendere impuro ciò che è puro. Vediamo subito che dice che si può, ciò che è impuro, scusi, ciò che è puro può diventare, si può intenzionalmente renderlo impuro. E cioè, vi ho anticipato quello che sta per dire per facilitare ciò che dice. Veolin, ciò che viene offerto sull'altare, come il sangue, oppure il comet che mi ha bruciato, che tutti sono d'accordo che da tiz merazze all'aulin, che il tiz propizia per le cose che sono diventate impure, che sono comunque, possono essere offerte, bruciate sull'altare. Uplighe, con tutto ciò, troviamo che Rav Yehuda disputa con Rabbanan. In Tanya abbiamo studiato che nitma echad minan basichin. Se uno dei due contenitori di olibano riguardo al lechem apanim diventò impuro, Rabbi Yehuda Omer, shnei miasuv tumah, entrambi diventano invalidi e devono essere bruciati, e anche quello che è puro viene reso impuro. Lifishe en korban tzibur chaluk, poiché non si può dividere un sacrificio comunitario, nel senso che una parte è valida e una parte è invalida. E siccome devono essere bruciati tutti assieme, e c'è il rischio che l'impuro renda impuro il puro, e sarebbe logico di non farlo, ma dice la Bioda invece che ciò non rappresenta un inconveniente e può essere reso impuro. Che ciò che è puro rimane puro, e ciò che è impuro, solo quello deve essere bruciato. E ciò che puro rimane e si può consumare. Nella nostra Mishnah vediamo che secondo la Biuda, se una parte è impura, anche l'altra è considerata ugualmente impura nella stessa maniera, e ciò indica che la Biuda non sostiene il principio che il tzitz merazè, ossia che il tzitz propizia, ossia che in questo caso significa che non propizia, poiché se propiziasse, allora l'altro pane o l'altra catasta di pani che sono rimasti puri sarebbero valevoli. Ma secondo la Braità, siccome si può dedurre dalla Biuda che si può rendere impuro un basir d'olivano, come ho appena visto, ma in realtà ciò non è permesso. Perciò se la Biuda dice che si può rendere impuro qualcosa che è pura, ciò significa che la ragione che dà al Papa che il tzitz propizia significa che questa ragione è incorretta, cioè Rabbi Yehuda non accetta questa spiegazione, poiché se propiziasse, Rabbi Yehuda ammetterebbe che sono validi, e secondo il Papa invece la disputa consiste che sì, merazè oppure no. Il fatto che viene offerto, anche se impuro, dimostra che il sì, merazè, e perciò come fa Rabbi Yehuda a dire che secondo Rabbi Yehuda si può rendere impuro il contenitore d'olibano puro? E ciò dimostra che la disputa non consiste nel principio se il tzitz merazè oppure no, ma invece consiste in un altro principio, come ho detto, che è il korban tzibur chaluk. E questa è la domanda contro la Papa. Voda Marabashi, e oltre ciò chiese Marabashi anche un'altra domanda. E questa era, abbiamo detto, la buona breda Rabnata che chiese al Papa. Adesso anche Marabashi aggiunge un'altra domanda. Tashma, ti porta una dimostrazione e riguarda qualcos'altro, che il principio della disputa non consiste nel tzitz, il tzitz merazè alla chilot oppure no, che abbiamo studiato in Trattato Psachim, che Rabbi Yehuda Omer, afilu shevet echad tamei v'kol shvatim torim, yasu bitura. Che se era Pesach, il sacrificio di Korban Pesach diventò impuro,
se la maggior parte della popolazione erano impuri, e qui dice Rabbi Huda, dice non solo la maggior parte della popolazione, ma bensì la maggior parte di una tribù. E tutte le altre tribù, qua lasciando in teoria, tutte le tribù sono pure, solo una maggior parte di una tribù diventò impura, allora si può offrire il Corban Pesach in stato di impurità anche il Pesach delle altre tribù, non solo di questa tribù. Poiché, secondo Rabbi Huda, Tumah utra b'tzibur, c'è una disputa se Tumah utra b'tzibur o Dehuya b'tzibur. Se completamente la differenza consiste se è Dehuya, allora vuol dire che si può offrire in stato di impurità, però bisogna cercare di fare tutto ciò che è possibile di evitare questo permesso. Però se Tumah utra b'tzibur, allora tutto permesso, anche se c'è altra possibilità di evitare di offrire in stato di impurità, non fa differenza, perché utra allora vuol dire che tutto permesso e non c'è nessuna difficoltà. E la ragione è, poiché le fiche del Corban Tzibur, Chaluk, come abbiamo detto, che un Corban Tzibur comunitario non può essere diviso in due parti, una parte pura e una parte impura, cioè o tutto puro o tutto impuro, o tutto valido o tutto invalido. Però c'è da notare qui, di quello che abbiamo appena menzionato adesso, che si tratta che gli offerenti sono impuri, non che i sacrifici sono impuri. E perciò in questo caso il tzitz non merazè, il tzitz merazè solo per un sacrificio e diventò impuro, non per, una pers per persone che diventarono impure. Ve'acha, ma in questo caso che questa tribù diventò impura, mai a tzitz merazèika, cosa c'entra qui il tzitz? Tzitz non è Merazè non propizia mai, non rende valido, rende valido solo un sacrificio, non come in questo caso che la maggior parte della tribù diventarono impuri. E siccome Rabbi Huda utilizza il principio, scusi, un principio diverso, ma non menziona che il tzitz propizia, forse anche la nostra Mishnah lui non utilizza questo principio. E perciò non è detto chi assume questo principio. Spero che avete capito. È semplice. Siccome non dice, non menziona il fatto del tzitz, in quel caso, Rabbi Huda non menziona il tzitz in quel caso, allora forse anche in questo caso lui ha la stessa opinione che il tzitz non c'entra qui, il tzitz non è questione qui se il tzitz merazè. Questa è quella sua dimostrazione di Rabashi. Vod, Amaravina, un'altra dimostrazione ancora, una terza dimostrazione contro la Papa, Tashma ti porta una dimostrazione la nostra Mishnah che abbiamo studiato, Nitmet achat min achalot o achat min hasdarim, che una challah è uno dei due pani di Shavuot o uno dei pani o una delle catraste, ma può essere anche un pane, uno dei 12, non è detto una catrasta intera, che di Lechem HaPanim. Rabbi Yehuda Omer, Shnehem Yitzhul Bet HaSrifa, come abbiamo visto nella Mishnah, Lefisher Korban Tzibur Chaluk, Vachamim Omrim, Atameh Betumatov, Ataor, Yiachel, e così, quello che è rimasto puro, che poi si è mangiato, Veim Ita, e se vuol dire, se, come disse il Papa, che si spropizia, allora avrebbe dovuto dirlo esplicitamente, non avrebbe dovuto dire che la ragione è che, no, che non si divide En Korbanot Tzibur Chaluk. Dovuto dire la ragione che Tzitz Merazè. E perciò, siccome non lo disse, e l'efficio in Tzitz Merazè la Chilot mi bai, lei avrebbe dovuto così, dire così, e se non lo disse, vuol dire che questa non è la ragione, e perciò viene respinta la spiegazione del Papa, che Tzitz Merazè la Chilot. Ella ama Rabbi Yochanan e Rabbi Yochanan spiegò riguardo ciò che disse il Papa che veramente Talmud Aruchu Befiush Rabbi Yuda Shen Korban Tzibur Chaluk. Veramente questo è un insegnamento che lui imparò dai suoi maestri, che questa regola di Rabbi Yuda Shen Korban Tzibur Chaluk, e se vi è una parte che è diventata invalida, come abbiamo visto, allora è tutto invalido.
Però Harvim loro dispono tu, lo disputano riguardo a questa regola e perciò loro dicono che ciò che è valido può essere consumato. E quindi anche la parte che non fu resa invalida e non fu resa impura, siccome secondo Rabbi Yehuda il sacrificio non può essere diviso, perciò anche quella parte è invalida e questa è la spiegazione del Grizzero, Soloveitchik, nuovamente. Quindi anche la parte che non fu resa impura, siccome secondo la Bibbia il sacrificio non può essere diviso, perciò anche quella parte è invalida, perché il sacrificio non può essere diviso. E adesso non stiamo in un'altra Mishnah. Atodah mefagelet et alechem, vealechem e non fagelet atodah. La parte essenziale del sacrificio di Todà, di ringraziamento, è il sacrificio dell'animale. Però un Todà viene accompagnato da 40 pani. Però se uno, colui che fece il servizio, ebbe un pensiero di Pigul riguardo al sacrificio stesso, allora Mefaggeret etalechem, anche il pane, i pani, vengono, dice Lechem, perché in ebraico, sapete, c'è una regola che oltre 10 è sempre in singolare, 10 unità naturalmente. Mentre invece, vealechem e non fagelet atodah, cioè solo se ebbe intenzione riguardo al sacrificio che il pane diventa pigul, però se ebbe intenzione riguardo al pane, il sacrificio non diventa pigul, poiché il sacrificio è primario e il pane è secondario. Chezza cechata tato alle colme mena le machar, iva lechem mefugalim. Se avete intenzione di mangiare all'indomani, oltre il tempo, poiché Todà, benché è un tipo di shlamim, e shlamim è permesso di essere consumato un giorno, una notte, un giorno. Invece il Todà no, solo un giorno, una notte. Il giorno che viene offerto è la notte. Perciò, se avete intenzione riguardo al sacrificio stesso, allora anche il pane è reso è pigul. Mentre invece se ebbe intenzione le cholmin alechem le machar, se ebbe intenzione di pigul solo riguardo al pane, alechem e fugar, batodain e fugere, solo il pane è pigul, ma il sacrificio no. Akvasim, ikvasim, le due pecore di Shavuot, che vengono accompagnate da due pani, befagmim talechem. Se ebbe intenzione riguardo alle due pecore, intenzione di pigul, allora anche i due pani diventano pigul. E alechem, se ebbe intenzione solo riguardo ai due pani, perché lo dice in singolare, ma si riferisce a entrambi i pani, e non fa greta quasi. Le pecore non sono pigul. Chezza da shochetet quasi le cholme le machar, hem ve alechem pigulim. Se ebbe durante la società ebbe intenzione riguardo alle pecore di mangiare all'indomani, allora che sono diventano pigul, allora anche il pane è reso pigul. Mentre invece le cholet alechem mechar, se ben, è intenzione solo riguardo al pane, allora solo alechem mefugal, solo il pane è pigul, ma è quasi meno mefugal, le pecore non sono pigul. Chiagmara maitama. Qual è la ragione? Ile ma mishum de Ravkana. Se vuol dire che la ragione è più come Ravkana o de Marokkana, minai la metodo shenikru Todà, dove sappiamo che i pani di Todà sono chiamati Todà, shenemar, ima Todà shenikru bakriva, alzeva Todà, chalot, matzot volo shemer. E il verso avrebbe dovuto dire, vekiv chalot, alzeva Todà. Ma siccome dice, vekiv alzeva Todà, chalot, vuol dire che le parole atodah, chalot, che le chalot sono chiamate anche todah. E perciò, quando ebbe intenzione riguardo a todah, riguardo al sacrificio stesso, sono incluse anche le chalot. Yahi ibchanami. Allora, se è così, allora quando si ebbe intenzione riguardo alle chalot, anche le due pecore devono essere pigur. Dice Gemara, no, allocascia non c'è, no, non si può dire così, poiché lechem ikri todà, todà lo ikri lechem. Il
Pane è considerato Todà, è chiamato Todà, ma Todà non è chiamato pane, perciò il sacrificio è, come ho detto, primario e il pane è secondario. E la Hade Katani, ciò abbiamo studiato a Kvasim, non fa grietta Kvasim, riguardo ai due pani di Shavuot. Lechem Echa Ashkechan de Iker Kvasim. Va bene, i pani, abbiamo detto che la Todah è il sacrificio e non è chiamato Lechem. Lechem Ashkechan, e da dove sappiamo che Lechem, dove troviamo che i pani sono chiamati Kvasim? Poiché c'è scritto che se ebbe intenzione di più riguardare le pecore, sono inclusi anche i pani. E perciò vuol dire che i pani, perciò vuol dire che il sacrificio non è poiché le chalot sono chiamate Todà. E la hanutam, la ragione è lechem glal Todà, ve Todà glal lechem. Glal è come biglal. E la ragione è poiché la lechem, il pane, viene offerto a causa del Todà, del sacrificio. Poiché, come ho detto, il sacrificio è primario, è causa che vengono portati offerti anche i pani. Però, ve'en Todà, glal de lechem, però non è che i pani causano l'offerta del sacrificio, è solo il sacrificio causa l'offerta dei pani. E perciò se ebbe intenzione di pigor guardare i pani, il sacrificio non diventa pigor. Poiché lechem glal de kvasim, ve kvasim glal de lechem. Come ho detto, che il pane viene offerto a causa delle pecore e non che le pecore vengono offerte a causa del pane. Utsriche. E sono necessari insegnare entrambi questi insegnamenti. Diashmin Todà, cioè vi sono quei due insegnamenti, uno di Todà e uno riguardo delle pecore di Shavuot. E adesso spiego che entrambi gli insegnamenti sono necessari, sia di Todà e di Shavuot. Ok, Diashmin Todà, Atamu Dechim Fagir Velechem, lo impagla Todà. E riguardo al caso di Todà, poiché se avete intenzione riguardo ai pani, il sacrificio Todà non diventa pigur. Mishum de lo usche kuse la zei bitnufa, poiché non c'è un din di agitazione, che bisogna agitare entrambi assieme. Aval fasim de usche kuse la zei bitnufa, eima, chi me fa gelbalechem, li palghi name fasim. Però riguardo alle pecore di Shavuot, che bisogna fare un'agitazione, bisogna. Il Cohen deve alzare le pecore assieme ai pani, allora vengono mossi in diverse direzioni. E forse allora diremmo che se ebbe intenzione pigor riguardo ai pani, che anche le pecore diventano pigor, perciò è necessario insegnarci che no, non è così. Perciò Zricha, necessari entrambi questi insegnamenti, che dice che solo pigur riguardo ai kvasim, alle pecore, i pani diventano pigur, ma non viceversa. Bamminei Rav Elazar mi Rav, chiese Rav Elazar a Rav, Ashkotet Todah lechol kezait mimena umilachma lemachar, ma se uno ebbe un'intenzione di mangiare un kezait, di entrambi, sia mezzo kezait, e del sacrificio e mezzo che sai del pane che è oltre tempo che è pigur, qual è il din in questo caso? Poiché c'è solo mezzo che sai ciascuno, se si abbinano per diventare pigur oppure no. E adesso Rabbi Lazar spiega la sua domanda. Le pigule Todà lo baili, il sacrificio stesso mi è chiaro che non diventa pigur, perché okay, ashra kulomi lachma lo mi palga,
se, e attenzione, riguardo al pane, sappiamo già che il sacrificio non diventa più gol. E perciò, se avete attenzione, di Mimena Milachva, di metà Kesait del pane e metà Kesait del sacrificio, questa è. E non è la domanda. Chi che mi baili? La mia domanda è le gule lechem. La domanda è se il pane stesso da solo si diventa più gul. Chi vi zarfa toda le gule lechem o no? Se diciamo che il mezzo kesait se si abbina assieme al mezzo kesait del sacrificio per rendere pigul il mezzo kesait di pane, o non diciamo così, o che non diventa pigul. Almalei abizu alechem mifugal. Anche in questo caso il pane diventa pigul, ma la todà non mifugal, ma la todà non diventa pigul. Chiamala, ma come dice così? Lema kalvachomer, perché non diciamo kalvachomer? Uma amfagel, cioè il sacrificio todà, che causa che il pane diventi più gol. En mitpagel, il sacrificio stesso non diventa più gol. Abale fagel velo pigel, non dice lo itpagel. Il mezzo kesait del pane, che è meno rigoroso del sacrificio, poiché viene aggiunto solo al sacrificio, ma non è la parte essenziale. E non causa che la carne diventi più gol. Allora, anche, a maggior ragione, che anche lui stesso non diventi pigur. Chi agmarà, o mi amri a Kavachomer, chi hai gavna, vatania, come si può dire Kavachomer in tale caso? Invece abbiamo studiato Certo. una braità che Maaseh be'echad, che uno, Shezarak al Moshe Chaverot Smadar, che andò e seminò dei semi di un, diciamo, vegetale accanto a una vigna appartenente a un altro, e l'uva nella vigna era smadà, era i fiori avevano già sbocciato, erano caduti già. Ubama serve chamim, e i saggi versolta Israele vietarono i semi, cioè la verdura, diciamo, che crebbe lì, però permisero l'uva della vigna. Da mai, ma perché leva calvachomero? Perché non diciamo Kavachomer, lo stesso tipo che vi ho detto prima? Umavo sere no esar, avale sorbelo asare, non dice lo yitaser, che l'uva che vieta i semi, per loro stessi non sono vietati, allora i semi che sono più lievi, sono meno rigorosi dell'uva, che sono vidrabanan, poiché il divieto in Torah è solo uva e cereali, ma non verdure. E perciò questi semi, che sono più lievi, siccome non vietarono l'uva, che loro stessi non siano neanche vietati. Come fai a paragonare? Ata, lì riguardo a, siccome abbiamo studiato che Canvus Velov e Astratora, che la Torah vietò solo Kavus Velov, che siccome hanno radici e i loro semi non marciscono rapidamente, poiché abbiamo studiato che se uno vuole, diciamo che seminò qualcosa che è vietato, vuole cambiare, vuole seminare qualcosa che è permesso, allora deve attendere prima che i semi marciscano, che vengano consumati dai vermi. E dopo di ciò deve arare il campo nuovamente, e allora può seminare un altro tipo. Però riguardo a questi due tipi di Aetasa Deus Lua Cavuselo, Cavus è canapa, che è marijuana, e Lof è, Rashi dice che è un tipo di legume, Rambam dice che è un tipo di cipolla. Loie Zorea Gabem non lo può fare, poiché Sheno Sote Shaloshanim deve attendere 3 anni, poiché non marciscono così rapidamente, perciò deve attendere 3 anni. Però Shal Zraim mi dà banano di assire, però le altre verdure sono vietate
Midrabanan, Haide avidi sura. E perciò, siccome colui che fece il divieto è colui che seminò i semi accanto alla vigna, Kansurvana, lui venne penalizzato dagli saggi. Però Haide lo avidi sura, lo Kansurvana. Però il padrone della vigna, che non era passivo, che non fece nulla di male, non fu penalizzato. Avalacha qui, nel nostro caso, che non si tratta qui di penalizzazione, ma bensì che c'è un divieto in natura. E comunque si potrebbe dire leva kavachomer, perché non diciamo che, così come il sacrificio dell'animale causa pigul, e comunque non diventa lo stesso pigul, il pane che vuole usare per rendere pigul e non causò pigul all'animale, al sacrificio, a maggior ragione che lui stesso non diventi pigul. Veica de Martin l'Aquasim, e questo abbiamo detto fino adesso, si riferisce che Rabbi Lazar chiese a Rav riguardo al sacrificio Todà, ma ci sono altri che dicono che la domanda che chiese Rabbi Lazar si riferì ai Veica de Martin l'Aquasim, si riferì alle pecore, ai due pani di Shavuot, non a Korban Todà. E adesso la Gemara ripete tutto questo che abbiamo visto fino adesso, la domanda di Rabbi Lazar, che solo che si riferisce invece di Todà, si riferisce alle pecore. Però la stessa Gemara è esattamente uguale, è solo che cambia un po' la versione di queste parole. Qui riguardo invece Todà dice così: va venire Rabbi Lazar Mirav, Ashavata Kvasim, colui che fece la scelta dei Kvasim di Shavuot, Lechol kazait ma'en milachman, di mangiare mezzo kazait di una pecora e mezzo kazait del pane. Mao, qual è la legge? Adesso Rabbi Lazar spiega la sua domanda. Lev gul kvasim lo kami baeli. Non intendevo dire e riferirmi che i kvasim sono pigul. Lo so che i kvasim, che il sacrificio stesso delle pecore non diventano pigul, perché Ashta, siccome kulo milechem, se aveva intenzione riguardo al pane stesso, comunque l'omefagli, le pecore non diventano pigul. Poiché abbiamo studiato che se ebbe intenzione mehem milachman, non ebbe mibai, non era questa la domanda. Poiché anche non c'era la quantità minima, perché era solo un chezi kezait. Chi cambia lì? La mia domanda è: Levgul Elechem, se il pane stesso diventò pigul? Mi sta a quasi Levgul Elechem o no? Se diciamo che la carne delle pecore si abbina, chezi kezait, di carne della pecora si abbina chezi kezait del pane per rendere il pane pigul, oppure no? Amale abbezu alech mefugal va kosim na mefugalim. Risposerà che sì, che il pane che chezi kezait, mezzo kezait, diventa pigul, però le pecore, mezzo kezait delle pecore, no. Che la Gemara va mai leva kavachom, che noi diciamo kavachom, come abbiamo detto prima, umam fa che non mi pagel, così come le pecore, la carne, il mezzo kezait delle pecore, che non diventa pigul, però di causa il pane diventa pigul, ma il pagel, lo pigel, non dice il pagel, ma il mezzo kezait è il pane che è più lieve della carne, del sacrificio, che si viene abbinare alla carne, che siccome la carne non diventa pigul, perché non diciamo che lui stesso anche non diventi pigul. Chi ha guarnato mi ha il cavachom, chi ha gamma, come possiamo dire il cavachom così? Vatani mi ha studiato il caso, ma se vi ci sarà Carmo Shabero Smadar, che l'uva era, i fiori, aveva già finito, i fiori non caduti, ma mai leva cavachom, che non diciamo cavachom, ma osser e non esar, che come l'uva non vieta, però e vieta i semi, avare solo lo asare, non dice lo itasera. I semi che sono più lievi, perché non diciamo che non sono vietati. Chi è chiaro, ma ah, come fai a dire così? Come fai a paragonare? Atam, cavus, ve lo fa saturare.
che capisce l'offre di Pietro Torah. Però riguardo a Charles Raim, che gli altri semi, mi trovano a dire, sono vitali solo mi e ciò che lui fece, mi surca solo banale, aveva di sura, lo fa solo banale. Colui che fece il divieto, il padrone dei semi, lui viene penalizzato, il padrone dell'uva che era passivo, non viene penalizzato. Però a Valacha, qui nel caso delle pecore, leva Kavachom, perché noi diciamo Kavachomer, e adesso diciamo che riguarda questa, qual è la differenza tra le due versioni, ma ne matilato da Kol Sheken, colui che studiò e che gli disse che la versione corretta di ciò che chiese Rav Elazar Rav si riferì al Todà. Allora, secondo questa versione che si riferì al Todà, Kol Sheken ha maggior ragione che le pecore non sono pigul, però i panni sono pigul. Adesso subito vedremo perché Kol Sheken. Umane matil akvasim, però secondo colui che dice che la versione corretta che sono i kvasim, le pecore di Shavuot, l'opinione che solo le pecore, poiché kvasim udi uski kuse la zalit nufa, poiché sono collegati, sono come un'unità, poiché vengono agitati e assieme ai mani, e perciò sono come una unità. Aval Todà dello Usk, cosa la Zayt non fa, però siccome riguardo al sacrificio di Todà, l'animale non viene, i panni non vengono agitati, perciò non che un mezzo Kesait di Todà non si abbina a mezzo Chesai del pane, e perciò anche il pane non è pigul. Perciò adesso capiamo perché Kol Sheken HaKvasim, poiché Kvasim, siccome vengono agitati, perciò l'animale, gli animali e i pani sono come un unico sacrificio, e perciò a maggior ragione che se ebbe intenzione riguardo a Kvasim, che Kvasim non sono pigul, però i pani sì. Rabbi Abba Zute Bailach, invece Rabbi Abba, il piccolo, disse che la domanda che chiese Rabbi Lazar al Rav era riguardo a qualcos'altro, che chiese come segue: Bamine Rabbi Lazar mi rabba, ashokhet ta keves e chol kazan chagro le machar, ma'u, se disse, ebbe intenzione di mangiare un kezait del suo compagno all'indomani. Questione è come si interpreta questa parola. Mechaverò del suo compagno. La questione è se Chaverò Keves Mashma, che si riferisce a un'altra pecora, e perciò l'Omer Fagel, che non è pigul, o Dilma Lechem Mashma Fagel, oppure si riferisce al pane e diventa sì pigul. Amalei rispose Rav a Rav Elazar, Tani tu abbiamo studiato che Shachad Chaverò Kassim Lechol Minon Imachar, che Hu pigul Chaverò Kasher, che se ebbe intenzione riguardo una delle pecore di mangiare all'indomani, vachaverò, allora quello che ebbe intenzione è pigul, ma il secondo che ebbe intenzione vachaverò, cioè l'altra pecora, è valida. Però se ebbe intenzione chol vachaverò le machar, shnei kshirim. Però se ebbe intenzione chol vachaverò della seconda pecora, shnei kshirim. Entrambi sono validi. Alma, Chaverò, Keves Mashma. Perciò, secondo Rav, Chaverò significa la pecora. Ma dice Gemara che no, che forse Dilma de Parish, Amar Chaverò, Keves, forse quello che intendeva dire, e in Tanà non spiegò a lungo chiaramente tutto, forse quello che quando disse Chaverò si riferisce a Keves. Però se disse Chaverò, cioè se disse Chaverò Keves, se disse esplicitamente Chaverò Keves, allora è Keves. Allora è d'accordo con Rav che è kasher. Però se disse Chaverò, forse intendeva il pane. E se è il pane, allora è pigul. E non è come l'opinione di Rav. Cioè, poi questa Gemara, la conclusione di questa Gemara, che disputa con l'opinione di Rav.
che interpreta che Haverò può significare pane. Terminiamo qui e che Hashem vi benedica.